Grazie per essere qua in diretta con noi. E prima di tutto ringrazio Sor Emanuela e Loredana che hanno risposto sì al mio invito di questa sera, perché è una diretta particolare, sono molto emozionata, il collegamento proprio con Cracovia, insomma. Ringrazio ognuno di voi che siete collegati e ringrazio chi si collegherà per vedere la registrazione. Vi chiedo gentilmente se potete attivare le notifiche e condividere così ad altri amici che potranno seguirci. Come dicevo prima, questa sera sono particolarmente emozionata perché essere in collegamento da Cracovia, proprio in questa settimana che ci prepara alla festa della Divina Misericordia. Ascoltare Sor Emanuela che ci parla proprio dal convento della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, dove Sor Faustina visse i 5 anni più importanti per quanto riguarda la sua vita spirituale e le sue rivelazioni mistiche, e dove riposano anche le sue spoglie mortali. Il santuario, che oggi è un grande centro di culto religioso in forte sviluppo, è considerato il numero di pellegrini che lo visitano è tra i più importanti del mondo. Non so se lo sapete, ma Giovanni Paolo II ne fece visita 3 volte, mentre Benedetto XVI una volta sola nel 2006. Ed è stato proprio San Giovanni Paolo II a consacrarlo, affidando nel 2002 il mondo intero e la nuova basilica, che è nata all'interno del complesso della Divina Misericordia. Il santuario ha anche il famoso quadro, opera di San Faustina, che rappresenta il Gesù misericordioso, quello che noi tutti veneriamo. Ecco, da questo luogo meraviglioso, cara Sor Emanuela, cosa ci vuoi dire in preparazione alla grande festa che si celebrerà la prima domenica in Avis dopo Pasqua e sarà proprio domenica prossima? Sì, soprattutto grazie per l'invito. È una grande gioia per me poter incontrarvi in questo modo, ma è anche una sfida, lo ammetto, perché comunque l'italiano non è la mia lingua, anche se mi piace tantissimo, quindi vi prego di perdonarmi se faccio qualche errore. Sei bravissima comunque. Come ha detto Angela, il tema di cui vorrei parlarvi un pochino è molto importante, è molto bello. Stiamo vivendo un periodo speciale, importantissimo, perché siamo nella gioia pasquale, ringraziamo Gesù per tutto ciò che ha fatto per noi, e ci stiamo preparando per la festa della Misericordia, un giorno molto speciale e meraviglioso. Quando io ero una ragazzina, sapevo naturalmente che questa festa esisteva perché in Polonia la celebriamo da molti anni. In tutto il mondo questa festa viene celebrata dal 2000, perché è stato San Giovanni Paolo II a dichiarare la festa della misericordia per tutta la Chiesa universale proprio nel 2000. E quindi conoscevo questa festa fin dalla giovinezza, ma è stato solo dopo essere entrata in convento che mi sono resa conto della sua bellezza, della sua ricchezza e della sua profondità. E ne sono rimasta subito affascinata e lo sono ancora, sempre di più, perché questa festa ci mostra infinito l'amore misericordioso del nostro Dio verso di noi, ci mostra quanto Dio si preoccupi di noi, di salvare tutti e di attirarli al suo amore. Vorrei leggere un frammento dal diario. Spero che conosciate questo libro, no? Cosa dice Gesù? In quel giorno sono aperte le viscere della mia misericordia e riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della mia misericordia. Quindi ascoltate bene, un mare di grazie è stato preparato per noi nella festa della misericordia. Ma possiamo chiederci, Dio non è sempre misericordioso con noi, non solo nel giorno della festa della misericordia? Sì, lo è. Non riversa su di noi la sua misericordia, le sue grazie, ogni giorno, se gliele chiediamo? Sì, lo
lo fa e come. E allora, perché la Domenica della Misericordia dovrebbe essere così speciale? Innanzitutto perché Gesù stesso ha voluto che fosse istituita e celebrata la prima domenica dopo Pasqua. Ha detto: io desidero che vi sia una festa della misericordia. Desidero che quel giorno sia di riparo e rifugio per tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori. Per i poveri peccatori, cioè per chi? Per quelli che non conoscono Dio, quelli che si sono allontanati da Lui, che si sono persi, sì, ma anche per ognuno di noi. Questa festa è il giorno in cui Dio dice a ciascuno di noi che siamo deboli, imperfetti, dice: ti amo proprio come sei, ti amo così tanto che per te mi sono lasciato inchiodare alla croce, sono morto per i tuoi peccati. Sono risorto, ho vinto il male e la morte e ti aspetto a braccia aperte per donarti la mia misericordia. E la festa della misericordia è un giorno in cui Dio non solo vuole ricordarci che ci ama, ma vuole anche elargire a noi tutta la sua misericordia. Gesù ha promesso grande grazie per tutti coloro che si rivolgono a Lui con fiducia durante la festa della misericordia. E la grazia più grande e veramente straordinaria che si può ricevere in questo giorno, questa grazia, è quella del perdono totale delle colpe e delle pene. Che cosa significa? Significa che in quel giorno i nostri cuori potranno diventare puri come nel giorno del battesimo. È qualcosa di incredibile, è la straordinaria promessa di Gesù, perché comunque il battesimo lo riceviamo solo una volta nella nostra vita, no? E Gesù ci fa questa promessa che proprio nella festa della misericordia possiamo avere il cuore puro come nel giorno del battesimo. Allora, questo perdono totale delle colpe e delle pene non è un semplice indulgenza plenaria, che è anche essa una grande grazia, ma è qualcosa di più. Mi piace dire che la festa della misericordia è un giorno di grande amnistia, perché infatti lo è. Ognuno di noi, anche il più grande peccatore, in quel giorno può ricominciare la sua vita da capo, un foglio pulito. Allora, cosa bisogna fare per ricevere questa grazia? Ascoltiamo ciò che Gesù stesso dice a questo proposito. In quel giorno, chi si accosta alla confessione e alla santa comunione riceve il perdono totale delle colpe e delle pene. Allora, basta confessarsi, non dobbiamo necessariamente farlo il giorno stesso della festa, lo possiamo fare anche prima, e nel giorno della festa della misericordia ricevere con fiducia Gesù nella Santa Comunione. Allora la nostra anima diventerà pura, bianca, come la neve, proprio come nel giorno del battesimo. E vi confesso che ogni anno aspetto questa festa con grande gioia, ma anche proprio non vedo l'ora che arrivi quel giorno e chiedo a Gesù di rendermi pronta a ricevere questa grazia straordinaria, il perdono totale delle colpe e delle pene. La festa della misericordia è un giorno in cui Dio vuole anche darci tutto ciò che gli chiediamo, ovviamente se è conforme alla sua volontà, no? È ovvio che non possiamo chiedere le cose brutte, no? Allora, se Dio vuole darci proprio tutto ciò che gli chiediamo, vi invito ad affidare a Dio in questo giorno tutte le vostre preoccupazioni, le vostre inquietudini, tutte le cose che vi stanno a cuore, i vostri cari,
proprio tutto, e pregate con una grande fiducia. Cosa significa pregare con fiducia? Significa che Dio mi dà sicuramente tutto ciò che gli chiedo? Pregare con fiducia significa piuttosto credere che Dio è misericordioso e desidera il mio bene e che sa cos'è meglio per me. Così quando gli chiedo qualcosa dovrei farlo sempre con l'atteggiamento che aveva Gesù, cioè non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora non abbiate paura di chiedere molto, di chiedere cose grandi, miracoli, perché Gesù stesso disse a Sor Faustina: più un'anima ha fiducia, più ottiene. Sono contento quando le anime chiedono molto, poiché è mio desiderio dare molto, anzi, moltissimo. E mi rattrista invece se le anime chiedono poco. Allora chiedete molto per rendere felice Gesù. Chiedete i miracoli per voi, per le vostre famiglie, per il mondo che ha grande bisogno della misericordia di Dio. E sapete dove avvengono i miracoli più grandi? Lo dice Gesù anche nel diario. I miracoli più grandi avvengono nella Santa Confessione. Gesù dice: di alle anime dove devono cercare le consolazioni, cioè nel tribunale della misericordia. Lì avvengono i più grandi miracoli che si ripetono continuamente. Per ottenere questo miracolo non occorre fare pellegrinaggi in terre lontane, né celebrare solenni riti esteriori, ma basta mettersi con fede ai piedi di un mio rappresentante e confessargli la propria miseria. Ed il miracolo della Divina Misericordia si manifesterà in tutta la sua pienezza. Questo è il modo migliore per prepararsi e per vivere bene la festa della misericordia. Io ricordo che qualche anno fa fui invitata in una parrocchia di una delle città più grandi della Polonia per tenere ritiro prima della festa della misericordia. E proprio la Domenica della Misericordia, durante l'omelia, parlai alla gente delle grandi grazie che Gesù aveva promesso per quel giorno, come lo faccio ora per voi. E parlai in particolare alla grazia del perdono totale delle colpe e delle pene. E mentre parlavo della misericordia di Dio, ero incredibilmente commossa perché vedevo sempre più persone che si alzavano dai banchi e si mettevano in fila per il confessionale. E dopo la messa, il parroco mi disse: ma come l'hai fatto questo? Com'è possibile che tutte queste persone si sono confessate, alcune dopo tanti anni? Erano così tanti che ho dovuto chiamare qualche sacerdote in più per confessarli prima della fine della messa. Io non ho fatto nulla. È stata la misericordia di Dio a toccare i loro cuori. E vi dico questo perché vorrei incoraggiare anche voi di parlare della festa della misericordia, di parlare ai vostri cari, ai vostri amici, conoscenti, delle grandi grazie che si possono ricevere in questo giorno. E allora, con questo incoraggiamento vorrei finire questo mio piccolo discorso. Spero, di poter avvicinarvi un pochino alla misericordia di Dio e farvi un po' idea come prepararsi e come vivere bene questa stupenda festa della misericordia. Guarda, cara Sor Emanuela, io ho sempre pregato con grande devozione la coroncina della Divina Misericordia, in particolare al capezzale dei moribondi, perché la promessa di Gesù è quella di salvare le anime anche dei più grandi peccatori,
in virtù della sua infinita misericordia, e quindi sempre con grande devozione ho sempre recitato questa coroncina. Ma tu questa sera veramente fa innamorare, effettivamente, ascoltare le tue parole, il tuo amore per questa devozione, la tua vita, perché è la tua vita, sei proprio consacrata, sei proprio a Cracovia, e quindi veramente hai ragione tu, e la grazia della, di Dio ha fatto lui, però tu sei uno strumento che lui sta usando in questo momento, veramente raggiunge il cuore, hai fatto veramente capire profondamente l'importanza della festa di domenica e l'importanza della Divina Misericordia, e per questo ti ringrazio io, ma ti ringrazio sicuramente a nome di tutti, e grazie. Grazie. Con noi c'è anche Loredana questa sera. E Loredana chi è? È la moglie di Camillo, e Camillo a Torino è molto conosciuto in quanto il primo apostolo e primo membro laico in Italia dell'associazione Faustinum. Questa associazione nasce proprio dal carisma di Santa Faustina ed è gestito direttamente dalle suore della congregazione da più di 25 anni. Adesso è fortemente presente in tutta Italia con 300 apostoli riconosciuti dalla congregazione, e di cui voglio ricordare, ne faceva parte anche Vito Facciolla, un nostro carissimo amico che adesso è già nato al cielo, quindi vive nella gloria di Dio questa meraviglia della misericordia. E questa congregazione ha il compito di diffondere il culto della Divina Misericordia secondo le indicazioni date da Gesù a Santa Faustina nel diario scritto da lei. Infatti nel suo diario Santa Faustina ha scritto: vedo chiaramente che ci sarà una grande associazione di laici alla quale potranno appartenere tutti e ricordare con i fatti la misericordia divina, facendo la misericordia gli uni agli altri. Comunque di questo argomento approfondiremo tutto direttamente con Camillo, con il quale a breve faremo una diretta, proprio per far conoscere questa associazione ed invitare chi lo sente nel cuore a farne parte. Ma ora, cara Loredana, mi rivolgo a te. Vuoi parlarci dell'incontro di preghiera che ci sarà domenica 16 aprile presso la Real Chiesa Santa Cristina di Torino, di cui metteremo poi la locandina nei commenti, quindi potrete vederla, e la metteremo anche fissa in alto nei commenti, per chi vorrà partecipare avrà tutte le indicazioni. Ecco, ci vuoi parlare di questo incontro di preghiera, Loredana? Sì, buonasera a tutti, grazie Angela per questa presentazione. Prima di parlarvi del programma in sé, vero e proprio della festa che gli Apostoli di Torino hanno organizzato, volevo fare una piccola premessa. In quanto in qualità di apostola volevo dire che tra i vari compiti del nostro apostolato c'è sicuramente quello della diffusione del culto della festa della Divina Misericordia. Grazie all'approfondimento di proprio adesso il cane, grazie all'approfondimento di Suor Emanuela, ora tutti noi abbiamo realizzato l'unicità, la grandiosità, l'importanza di questa festa con cui Dio vuole strapparci dalle mani del demonio e ricondurci a sé attraverso la grazia di questo perdono che Gesù ci ha promesso, che è un perdono paragonabile, come ha detto Suor Emanuela, ad un secondo battesimo. Questo Gesù ce lo dice nel diario di Santa Faustina, e ripeto quello che ha detto Suor Emanuela, non ci dice solo questo, come se già non fosse sufficiente, no? Questa grazia che ci dà, ci dice ancora che sempre in quel giorno a tutte le anime che si avvicineranno alla sorgente della sua misericordia sarà versato su di loro tutto un mare di grazie. Quindi veramente questo ci fa capire quanto sia importante approfittare di questa opportunità che ci viene data per noi stessi, ma che non dobbiamo tenere solo per noi, dobbiamo diffonderla ad altri. Anche perché per quanto sembri che il quadro di Gesù misericordioso sia una delle immagini più conosciute al mondo,
e che la coroncina della Divina Misericordia sia una delle preghiere più recitate al mondo, in realtà troppe persone ancora non la conoscono, oppure conoscono parte di quest'opera. E la cosa ancora più grave, tra virgolette, è che molti sacerdoti la considerano come una devozione facoltativa che si può scegliere, decidere se di seguirla oppure no. Quindi capite che se non abbiamo il supporto dei sacerdoti, che sono il canale attraverso il quale quest'opera di salvezza si compie, cioè senza di loro siamo messi male, perché a loro Gesù ha chiesto due cose. E ce lo dice sempre in questo versetto 699 che vi chiedo di imparare a memoria e vi invito ad andare a leggere. Ecco, Gesù chiede ai sacerdoti che questa festa venga celebrata solennemente e non solo. In un altro versetto, il 570, Gesù dice che nel giorno, in questo giorno di festa, i sacerdoti debbono, quindi imperativo, parlare alle anime, della sua grande e insondabile misericordia. Quindi, evidente che la realizzazione, di questa, di quest'opera di salvezza dipende molto dai sacerdoti. E quindi Gesù, fa conto su di noi. Dobbiamo, renderci tutti apostoli per divulgare questo culto nelle famiglie, nella comunità e soprattutto con i nostri sacerdoti, perché senza di loro come facciamo? Allora, per l'occasione vi volevo parlare appunto del nostro programma della festa di domenica in cui la festa viene proprio celebrata solennemente. Per cui la chiesa, ripeto, la Real Chiesa di Santa Cristina in Piazza San Carlo, in Piazza Castello, no, Piazza San Carlo, Torino, aprirà alle 14 per dar modo a tutti di confessarsi, ci saranno diversi sacerdoti, proprio per adempiere a una delle condizioni richieste da Gesù. Oltre alla celebrazione della Santa Messa, reciteremo, pregheremo insieme l'ora della misericordia, quindi quella delle 3 del pomeriggio, recitando la coroncina della Divina Misericordia. Adoreremo Gesù nel Santissimo Sacramento, alla presenza del quadro misericordioso che ci giunge da Cracovia, grazie anche a Suor Emanuela. E anche alla presenza della reliquia di Santa Faustina, che avremo poi alla fine della celebrazione la possibilità di salutare e venerare personalmente, nel senso che ci verrà permesso di toccarla, di pregare proprio cuore a cuore con questa reliquia. Quindi, io, se appunto ne avete la possibilità di venire a celebrare insieme a noi e di diffondere, ecco, ci sarà appunto la locandina poi affissa con tutte le indicazioni, con tutto il programma, invitate più gente possibili. E che dire, grazie Suor Emanuela, grazie Angela per questa opportunità di apostolato. Vi aspettiamo numerosi, e viva Gesù misericordioso, che ci ama tanto. Certo, apostolato che facciamo attraverso questa pagina proprio perché la Madonna Medjugorje ha detto siate le mie mani tese e proprio lei ci chiede di pregare per i sacerdoti. Quindi, come tu hai detto prima, c'è bisogno del supporto dei sacerdoti e quindi noi preghiamo affinché veramente lo Spirito Santo li illumini fortemente perché noi abbiamo bisogno della loro guida. Quindi invito anch'io tutti a partecipare all'incontro di preghiera che ci sarà questa domenica 16 aprile. Inizierà l'accoglienza, come hai ben detto tu, alle ore 14. La Real Chiesa Santa Cristina, lo ripeto, a Torino in Piazza San Carlo, angolo Via Giolitti, in pratica per conoscere Torino, le due chiese gemelle, guardandole quella sulla sinistra.
Quindi, cara Loredana e cara Sora Emanuela, confermate se è giusto, è importante partecipare perché viene celebrata proprio la preghiera della Divina Misericordia in maniera speciale e proprio in contemporanea come voi farete a Cracovia. Quindi faremo tutte le cose nello stesso modo. Sono sicura, comunque conosco questa preghiera che fate ogni mese, il 5 di ogni mese, è sempre molto seguita qua a Torino, molto vissuta, molto partecipata, quindi sarà sicuramente anche questa volta molto partecipata, soprattutto perché questa festa così importante, e proprio come ha detto Sor Faustina, abbiamo tutti un'occasione unica, quella di tornare veramente con la nostra anima candida come fossimo dei neonati, quindi è veramente una cosa importantissima per noi tutti. Cara Sora Emanuela, a questo punto ti propongo di concludere questa diretta con una preghiera. Mi farebbe tanto piacere pregare insieme la coroncina della Divina Misericordia. Noi la preghiamo a voce alta, ma voi che ci seguite la pregate insieme a noi, quindi creiamo questa unione di preghiera. Va bene? Sì, certo, con gioia. Ma prima che iniziamo a pregare, vorrei aggiungere anche una parola ancora. Dopo questo che ha detto Loredana, mi è venuto in mente di dirlo che se volete approfondire un po' questo tema della festa della misericordia, di queste grazie, vi invito a ascoltare anche, guardare i video catechesi che abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube Associazione Faustinum. E proprio oggi è stata pubblicata la catechesi in cui io spiego più profondamente questa grazia del perdono totale delle colpe e delle pene. Quindi se volete, magari potete anche inviare il link di questa catechesi ai sacerdoti che conoscete, perché mi rivolgo anche a loro in questa catechesi chiedendogli di fare proprio questo che Gesù richiede, no? Nella festa della misericordia. Quindi vi invito a farlo se avete voglia. Vi già vi ringrazio per questo. Possiamo cominciare a pregare. E io ce l'ho qui una sorpresa. Ce l'ho qui la nostra amata Santa Faustina. Allora cerco di metterla un pochino magari qua, così che potete vederla. Nella sua presenza e con lei vi invito a pregare. Io comincio un pochino qualche parola e poi facciamo la coroncina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti ringraziamo e ti lodiamo la tua misericordia. Ti ringraziamo per il tuo amore misericordioso che hai per noi sempre, l'amore incondizionata, l'amore così infinita. Vogliamo renderti grazie e vogliamo con questa preghiera anche affidarti tutto il mondo, affidarti le nostre famiglie, le nostre comunità, noi stessi, affinché tu possa guarire quelli che hanno bisogno di essere guariti, convertire questi che hanno bisogno di convertirsi e riempire tutti noi della tua misericordia, affinché possiamo diventare i testimoni della tua misericordia nel mondo di oggi. Ti chiediamo questo insieme con Santa Faustina, recitando la coroncina della Divina Misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà Di di noi noi. del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale. Abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale. Abbi pietà di noi e del mondo intero. Santa Sor Faustina, prega. Prega. Bene. Allora ringrazio Sor Emanuela che veramente ci ha dato la sua presenza, portandoci veramente nella profondità di questa importantissima festa. Ringrazio Loredana che ci ha invitati a partecipare appunto domenica all'incontro di preghiera che ci sarà a Torino. E ringrazio voi tutti che ci avete seguito e anche chi ci seguirà tramite la registrazione di questa diretta. E volevo poi chiedere a tutti di attivare le notifiche e condividere, così questa diretta può essere vista ancora da tantissime altre persone. E a chi ci ascolta volevo dire che, proprio per rimanere anche in tema di preghiera, perché Maria ci porta suo figlio Gesù, noi a breve andremo a Medjugorje, se qualcuno vuole avere informazioni può contattarmi tramite questa pagina. E rinnovo il mio caro saluto per una santa serata in unione di preghiera. Grazie a tutti. Grazie. Buona serata, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.